Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Siamo ora al remix di PEX. Anche qui in questo caso abbiamo a disposizione gli stems. Sentiamolo. Parecchi stems. Ok, partiamo dalla parte ritmica. Andiamo subito a correggere, quindi a bilanciare il mix sempre attraverso l'utilizzo di Erin. Come abbiamo visto già lo sto utilizzando su diverse tracce e l'ho utilizzato poi un po' su tutte per creare un balancing immediato. In questo caso sono stato un po' più invasivo e come vediamo ho aperto, come le altre, sulle alte, quindi ai 20 kHz gli ho dato 1 dB e questa volta 2 dB e mezzo sulle basse perché volevo più punch sotto, quindi a 50 Hz, mentre sulle medie ho dato un mezzo dB a 700, un dB e mezzo ai 2000, quindi per portare in primo piano un po' più la parte medio-alta del rullante e della voce, e poi un'apertura di 1 dB e mezzo a 6 kHz. In questo caso ho tirato su la punta della cassa, la parte alta del cantato. Sentiamo con essenza. Facciamo caso al transiente della cassa. Allora, in questo caso l'elevate l'ho utilizzato per dare mezzo dB di drive e ovviamente avere modo di lavorare un po' più sui transienti. Infatti, se ci fate caso, escono un po' fuori i transienti sul side. E poi anche qui ho utilizzato Space Control perché ero proprio nella fase di beta testing, quindi come vedete è stato usato moltissimo su questa sessione di remix. Andiamo a vedere, anche in questo caso ho scelto di aprire molto sul side le altissime da 10.000 in su, un po' di apertura dai 1.300 in su e poi ho regolato appunto sempre l'apertura sul medio-basse ma in maniera meno invasiva. Questo ha fatto sì che il suono, soprattutto nella parte del low end della cassa, si aprisse leggermente sul side, dandomi spazio per gli strumenti che vengono dopo. Passiamo poi ovviamente all'aggiunta di Fire the Clip, sempre per guadagnare quella fase di clipping che mi enfatizza le medio-alte.
Poi infine l'aggiunta del mio appunto algoritmo di widening sul master. Da notare che avevo già anche negli stems apportato alcune modifiche. Allora, soprattutto la parte ritmica, cassa, drums e ovviamente anche alcune parti, diciamo come le chitarre o i clap, li volevo un po' più presenti, un po' più cattivi, quindi chiaramente ho scelto di utilizzare l'elevate su la cassa inizialmente, soltanto per guadagnare un pelo sulle frequenze basse, come vediamo, e poi ovviamente anche una equalizzazione sempre sulla prima cassa. Sentiamola in solo. Come vedete, ho dato ben 4 dB a 60 Hz, quindi per aprire il low end sotto della cassa. Ho utilizzato questa volta il PSP-E27, che adoro, e poi, mentre sulle altre tracce, quindi questo diciamo è stato replicato per le due casse, per le altre tracce ho utilizzato il PSP Saturator, che utilizzo con il mio preset Magic Touch. Ovviamente l'ho fatto apposta per questo tipo di interventi, quindi per dare un po' di grip ai file e agli stems, che a cui mi serviva un po' più di distorsione medio alta. E ovviamente troviamo il saturate sul kick, lo troviamo sul basso e anche sulle claps, mentre sulle chitarre ho soltanto tagliato per renderle più interessanti e quindi evitare che questa parte bassa delle frequenze diventi invasiva e fastidiosa sia sulla cassa sia sul basso. Quindi ho controbilanciato queste due cose. Non tantissimo come modifica, ma che comunque mi permette di togliere un po' di low end sotto. Sono tutti piccoli ritocchi, come vediamo, che portano poi al risultato finale che ascoltiamo. Andiamo ora a vedere il remix di Garmo. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!